Sì, la parano la cioè, meno, cioè. Io ti ho detto la vogliamo le scuole aperte, vogliamo rivedere i figli a scuola, vogliamo le scuole aperte senza tamponi settimanali, scuola aperta senza tamponi come andavamo prima, ridateci l'anzolino. Ragazzi delle superiori devono tornare. Ma io l'avevo già rivisto. Cercano di battersi, cercano di trovare delle soluzioni, ma purtroppo per quanti sforzi le famiglie facciano trovano comunque un muro di gomma da parte delle istituzioni, da parte comunque di chi dovrebbero essere ascoltate. E quindi secondo me il fatto che oggi non ci sia partecipazione è dettato semplicemente da una profonda stanchezza e da una profonda rassegnazione, perché comunque non finisce una protesta che bisogna già iniziarne un'altra, cioè i bambini, la clausola per cui i bambini tornino a scuola è che dal nido alle elementari, alle medie facciano i tamponi settimanalmente e se un bambino risulta positivo tutta la classe deve fare il molecolare, cioè quando si è preso il tempo per fare la campagna vaccinale a tappeto sulla scuola, quando comunque in tutto questo tempo, in tutto quest'anno si dovevano comunque potenziare insomma, le strutture ospedaliere, si dovevano potenziare i trasporti, quando invece si potrebbero utilizzare delle alternative come dei prati, dei locali all'esterno, sfruttare i posti liberi che ci sono sul proprio comune, cioè le cose da fare potrebbero essere tantissime senza compromettere di nuovo la salute psicologica dei bambini e dei genitori.